Che vuol dire streghe, insomma, in spagnolo, ci è venuto perché comunque abbiamo una voce femminile, che sono io, e l'universo femminile che è un po' poco rappresentato nella musica, specialmente autoriale, è una componente che noi vogliamo sicuramente evidenziare, semplicemente perché ci piace anche che la musica sia femminile in un certo modo, quindi abbiamo preso questo termine streghe trasformandolo in una cosa per noi molto positiva, ecco, una rivalutazione del termine. L'ultimo singolo è stato un po' una sfida per noi, nel senso che abbiamo veramente messo in campo il nostro amore per l'orchestrazione, per la musica classica, per la musica di Ad Ampio Respiro, per, come hai detto tu, una delicatezza che trova a volte poco spazio in questo momento storico. Avevamo un'idea chiara di come volevamo strutturare musicalmente il brano, armonicamente, viene da un'idea di Francesca al pianoforte, così. Sì. E volevamo trovare però qualcosa di una bella idea da raccontare, perché ci piaceva molto musicalmente il tema, la melodia, e volevamo che il testo rispecchiasse questa delicatezza che c'è nelle note, quindi abbiamo pensato a cosa volevamo raccontare. Soprattutto provandolo a raccontare con poche parole, sì. Quindi con un testo molto stretto ed essenziale, che però racchiudesse delle verità grandi, e questa è un po' parte dell'evoluzione che stiamo facendo in generale. Ma ancor più in questo brano abbiamo scelto di raccontare l'amore con, siamo partiti in realtà da una metafora, da un paragone, cioè tra la vita sentimentale dell'uomo e la figura di questa formica che porta elementi molto più grandi del proprio peso, senza sapere dello sforzo, insomma, senza magari la consapevolezza dell'enorme forza che ha in sé. E, basandoci su questo, sì. Su questo parallelo abbiamo sviluppato tutta la storia e il testo.